Salendo comodamente da Serrada oppure da Rovereto attraverso il Moietto arriviamo al Finocchio, qui al rifugio Filzi, dove ci accolgono Alberto e Monica. Un rifugio che è un punto di arrivo innanzitutto, no Alberto? Sì, punto di arrivo salendo, come hai detto te, da Serrada, che è una strada forestale che si può percorrere anche in automobile, oppure dal Moietto venendo su da Rovereto, però a un certo punto bisogna lasciare l'auto e proseguire gli ultimi 3 km a piedi. Alberto, un rifugio a tutti gli effetti, anzi un rifugio storico che appartiene alla SAT, cioè alla Società degli Alpinisti Trentini. Sì, è un rifugio che fa parte dei 35 rifugi che ci sono in Trentino, di proprietà della SAT. È un rifugio questo qui che è della prima inaugurazione, è stata nel 1930, poi ce n'è stata una successiva nel 57 e l'ultima con una importante ristrutturazione fatta fra il 2012 e il 2014, e poi dal 2014, dall'estate, l'abbiamo preso in gestione io e mia moglie. Sappiamo che siete aperti tutti i giorni, tutta l'estate, poi anche altre numerose domeniche nel corso dell'anno, ma noi adesso andiamo a conoscere la vostra cucina, ovvero la cucina di Monica. Allora, vi presentiamo qualche piatto del nostro rifugio. Partiamo con gli antipasti, il classico tagliere di montagna con vezzena fresco, cetriolini, lucanica e speck. Poi questo invece è un'altra proposta un po' alternativa, c'è la ricotta di montagna con il miele di castagno fatto qua sugli altipiani cimbri, con noci, cappuccio rosso, in agrodolce con il cumino, tutti i sapori di montagna. Un altro piccolo antipasto è questo burro di malga lavorato col ginepro, il timo di montagna sempre, e un po' di fiori di malva. Il burro viene abbinato di solito a questi pani fatti in casa, sempre usando farine di montagna, quindi grano saraceno, faro di montagna, e poi vabbè, viene condito con semi, erbette di montagna e cose varie. E possiamo passare anche ai primi, c'è questo primo caldo che è una zuppa d'orzo, è un orzotto trentino classico. Poi abbiamo messo due paste ripiene, sempre usando prodotti del territorio. Questo è un tortello di grano saraceno con ripieno di capriolo e sugo di cervo. Abbiamo invece un altro piatto vegetariano, perché pensiamo anche un po' ai vegetariani, è uno Schlutzkrafen, sono tortelloni ai funghi porcini e sempre burro di malga. Poi, visto che siamo di Mantova, ho messo i tortelli mantovani con la zucca. Un paio di secondi, allora, con la polenta di storo, sempre fatta nel paiolo di rame, cotta un'ora, non possono mancare chiaramente lo spezzatino di cervo con i funghi e la marmellata di mirtilli. E poi la novità di quest'anno è questo pollo al fieno che abbiamo fatto per questo motivo. I prati del Finocchio, dove noi ci troviamo, si chiamano così perché il nome deriva dal latino fenunculus. Fenunculus è un fieno molto sottile, profumatissimo, pieno di fiori, per cui abbiamo recuperato un'antica ricetta che ho trovato su Libri Trentini e ho fatto questo pollo al fieno con profumi di montagna, quindi sempre ginepro e un po' di finocchietto. Quindi è una novità, speriamo piaccia ai nostri ospiti. E per ultimi due dolci classici, lo strudel, che vabbè, insomma, quello per forza l'abbiamo messo perché è una tradizione trentina, e poi abbiamo messo questo dolce bello fresco, sono i frutti di bosco caramellati con un po' di cannella, lo yogurt, la panna.